Non so se poi abbia ascoltato la gente parlando, adesso lo scopriamo tra poco. Nel caso in chat non lo facciano sapere. Q vi pagherà le spese. Non penso. Ok. Ok, no, quindi è confermata la pianta contro Violet. Non so onestamente. Non ho idea di come dovrebbe essere il matchup, penso non sia in granché per pianta. No, non ne ho idea nemmeno Ma non penso che pianta in generale possa avere qualche matchup. Fair enough. In tutto questo però vediamo Violet perdere le prime interazioni di neutral. Guardalo, guardalo. Ok. Però la Dredge è tutto di Mattia. Sì. Tu li hai trovati un po' nostalgica questa pianta. Sì, infatti ci ricorda grandi giocatori di tempi ormai andati. L'ultima volta che ho visto la pianta di Mattia non era ancora in pandemia. Wow. Nulla, è Dodge che verrà punito. Non lo so, secondo me il fatto è che. Allora, il fatto è che secondo me in questo momento Pizzaku non sta giocando abbastanza pazientemente il suo personaggio. Nel senso, sta approcciando in modi un po'. Come dire. Potremmo dire anche. poco safe pianta. Infatti, sta venendo punito comunque in questo modo. La Penso chiave che. qui è non stare sopra la pianta. Sì, ma in generale poi. Oh, Oh, due frame! Non bellissimo. penso che fosse due frame in realtà, doveva ancora aggrapparsi, mi sa. Uno dei tanti problemi di pianta. Comunque, sì, dicevo. Non lo so, non sto usando bene secondo me il range di Violet che in questo matchup fa davvero tutto praticamente. Poi vabbè, vediamo che Serra sta anche inseguendo i movimenti di. Guarda, guarda, secondo me Pizzaku. Pizza adesso si sta riaggiustando. Diciamo che secondo me. No. Secondo me era un po' Forse troppo. voleva tenere Dash attack, quindi Dash è Sì, male ma per poi. Violet. Ok, va bene. Allora, qua. Ok, soluzione un po' Quindi controversa da parte di Serra, ma. con Pizza che ha fatto normal strani davanti al corner quando la pianta era ancora vicina. Va bene, ok, questa volta è Serra che. Ok, non. Pizza che sta proprio facendo fregare. Non lo so, in realtà io non conosco neanche abbastanza pianta da poter dire cosa stia succedendo, non sto ca ben capendo, so solo che. Non lo so, secondo me Pizza considera anche un po' in difficoltà, spesso si vela il fatto che secondo me non sta gestendo al meglio le sue opzioni, però. Vedremo, magari. Comunque è una best of 5, cioè sempre tu in una best of 5 sempre tutto il tempo per aggiustare sia i tuoi counter che con il tuo gameplay. Cosa che non ho fatto la Toshika, ad esempio. Ragazzi, non fatelo a caso. Succede, succede. Ok, mi dai corna, si prenderà già. Guarda, prova a vedere la freccia da più stage. Ok, back throw. Back throw into. Lui quasi lo Forse qua è. Ok, un buon tentativo di downer. Lì con l'attacco che abbiamo già fatto. Vinto 3-0 su questo qui. Ok. Allora, dicevo, con l'attacco che abbiamo già carico, mi viene difficile capire quando la pianta è invincibile a legge e quando no. Ah, vabbè, in Perché realtà. il metodo di pianto Sì, è un problema di tutti i BG che in realtà caricano le cose, sai, vengono uscite con Idol, DK, Polignone. In questo caso vediamo Pizza che ci recupera lo stock al 43%, dai, non è una percentuale così tanto infattibile. è abbastanza close, può ancora Ok, fare il suo. questo è un buon modo per cercare di recuperarla. Però Pizza sta un po' facendo le stesse cose nelle stesse interazioni, Serra può fregarlo per questo. Vabbè, in realtà. Tipo quella freccia quando è Sì, fuori. è vero, è un po' monotono nel suo gameplay, però in Vedi, realtà. lo fa sempre. Poi in realtà secondo me sono anche opzioni che però pianta ha un po' di difficoltà a punire, secondo me sta facendo Ma non è tanto il davvero fatto che possa punirle tanto. Poi o anche meno, il ma roll addosso semplicemente su che certe situazioni. potresti optare per qualcosa di. Ah! Bad DI? Sì, Penso fosse Bad DI perché. Non si c'era Steam. Dicevo, potresti optare per qualcosa di diverso, semplicemente per il fatto che facendo sempre le stesse cose, alla fine incoraggi l'altro a comportarsi in un certo modo. Quindi puoi fare qualche call out su quello che incoraggi. Piccola parentesi,
per prima che ritornassi giù nei colori, i colori sono sullo sfondo dei nomi, non sono sul nome stesso. Sì, l'ho detto prima, era quello il problema a cui mi riferivo. Oh, ok. Purtroppo succede. Ok, quindi, tornando su Battlefield, scelta che ci sta, alla fine Battlefield è uno stage molto neutro, sia per non è per lo stage che Mattia ha perso. Cioè, sì, infatti non è... Dio, cosa farà prendere adesso? No, no, non dirmelo. Mattia mi sa che sta giocando... Kirby. Va bene, allora, Mattia ha deciso che vuole andare 2-0 per pizza con cibo. No dai, sto scherzando, in realtà Mattia l'abbiamo già visto usare altre volte il suo PC. Abbiamo Violet contro la pallina. E in realtà, allora, il fatto che sia floaty potrebbe un po' aiutare magari contro Violet, ma non lo so. Non so. Guarda, vorrei vedere Mattia usare il crouch da Kirby in modi simpatici. Tipo evitando i fail. Il fatto è che per ora di sicuro qualunque cosa avesse in mente a Mattia di sicuro non sta funzionando. E si nota un po'. Ok. Ah, vedi, vuole picchiarlo, però deve avere un piano per farlo. Ok. Vuole saltare, prenderà la kill, pizza con al 36% e poi Mattia dovrà lavorare un bel po'. Mi sta correndo addosso, vado, ti metto in tutti i spot da solo. Ok. No, ma non è tanto quello, penso che proprio in realtà il dato il range di Violet, che in generale tutti i tool che ha Kirby, non so quella la freccia. Kirby con la freccia sicuramente farà grandi cose, quali caricare la freccia, viene consolato da Violet e viene picchiato malamente. Una cosa simpatica che può fare è cancellare la carica della freccia in salto, perché un video potrebbe essere fatto. Sì, divertente, ma soprattutto intanto però serve per recuperare lo stock a solo un 46%, okay, perde il parrocchino. il problema è che l'avventaggio di Kirby contro qualunque PG è inesistente, in quanto Kirby non ha né combo game. Ma in realtà no, Kirby il combo game ce l'ha, è entrare il problema. Avete d'accordo su questa cosa? Però? Sì, Kirby ha detto. Fonte a 2 punti, fidati. Fonte, bro, trust me. Finito. Fai la recovery. Finiti jump. Quindi. Diciamo che tra parentesi, Caster Course incredibile, l'avevo detto. Di come non mi stesse piacendo questa situazione, perché il matchup con Piranha e contro Piante, e poi comunque si ritrova in una situazione di estremo vantaggio. Vedremo se Serra riuscirà comunque a ribaltare, perché non è la prima volta che onestamente vedrei Serra ribaltare, insomma, queste partite un po' spinose per lui. Ad uno. Però niente sui side kill. Questo qua non c'è. Non c'è. Attenzione. Ecco qua i melee player che... Vabbè, la loro knowledge, il down air che non chiede di pochissimo. Summer spot del Becker. Edward, ok. È tosta. È stata un'incredibile ladrata, ma 122% significa che letteralmente Bayer si fa un po' per tipo e uccide. O un player con lo spot. Poi in realtà no. Occhio. Non deve rodare così. Deve atterrare, ok. Ma più che altro, anche se prova. Il problema è che sfidare Violet in aria è difficilissimo, specialmente col kit che si ritrova a Kirby, quindi anche il juggling in aria non è così semplice. Cioè, nel senso, in generale per Kirby penso sia difficilissimo battere anche solo il nerd di Violet. Sì, il nail di Violet è un'ottima mossa. Però, non lo so, pensiamo che si stia un po' impanicando. Ok, no. Ok. Caster Course, stavo per iniziare, si stia un po' impanicando, invece per trovare sì, lì stavo per vedere una sequenza bella da parte di Mattia, ma non ha funzionato. 2-0 pizza, come vediamo se Mattia tornerà sul suo solito Sephiroth. Secondo me prende un terzo PG. No, è né pianta né Kirby, ma almeno se. Sì, infatti stavo per l'alternativa sarebbe vedere Serra con un eventuale terzo PG, però vediamo. Donkey Kong secondo me sarebbe un po' scontato, perché l'ha usato anche in set serie.
diciamo. Boh, se vuole perdere non vedo. Mi sembra un'ottima soluzione. Ah, tra l'altro Biden ha quella combo solo su Donkey Kong. Non ricordo la combo specifica, ma era tipo una chain di AB. Una roba fan. Big Blue. Ottima, mi piace una canzone, a me mi fa la molto di blu, non so se... Anche a me. Vediamo un po' dove arriva. Ah, oh! Dove Donkey Kong? Lasciata più scontata. Possiamo iniziare a mettere 3-0 pizza, Kun? Secondo me? No, dai ragazzi, non vediamo, se no voglio sembrare cattivo. Ah, perfetto, ci sta pensando il fisio per me dalla regia. Perfetto, ci siamo. Ok, perfetto. Tanto popping off dalla Spectator Zone. No, in realtà dai, è troppo presto per parlare, sappiamo. Io personalmente sono un grande avviatore di Donkey Kong perché non ti dovrebbe uccidere, ma le volte che lo fa per un modo di random che non dovrebbe resistere. Olè? Addio. E qua in barriera non recupera. Non può, è troppo. Ma almeno pizza con non ha recuperato. Zio Dude, così, iniziamo a bomba. Sì, iniziamo a bomba. Ok, no, non abbiamo un JD4 però. Vabbè, quello penso sia davvero impossibile riuscire a fare JV for Donkey Kong Bailat, a meno che proprio se non stai giocando col controller della sotto per terra. Sì, sai qui che rischia lo shield break, però in caso non c'era il follow up per fare altri danni sullo shield, quindi molto semplicemente Bailat salta, scende dalla piattaforma, potrei mettersi subito in posizione safe. In qua intanto vediamo un po' se Bailat riuscirà a riprendere lo stop prima di arrivare a una percentuale troppo alta. La cosa è che Mattia credo abbia molta più esperienza recente con DK che con Canada Kirby, quindi adesso vedremo se con un Serra che gioca a 50 il nostro, la sua forza. Vediamo se il nostro Twixard riuscirà a proprio il Twixard. Beh, sì, DK safe, manca solo Wario, Cloud, Diddy Kong. Manca solo Diddy Kong, Serra deve iniziare a giocare Diddy Kong, se poi te lo dirò. In effetti dovrebbe davvero. È il PG quanti per eccellenza. Sì, intanto arriva la prima stock, se non fosse che in realtà c'è così tanta differenza di. Pizza già l'ultima stock. Sì, infatti. L'unica cosa è che comunque stiamo parlando sempre di Donkey Kong contro Bayer, quindi non so se sia buona TI da parte di Serra o Pizza con che abbia. Ho fatto, cioè proprio sbagliato gli input della combo. Tether che snappa. No, in realtà penso possa fare Tether, lo butta giù e poi di nuovo Tether, perché comunque c'era dei game dentro tra lui e Lange. Ok. Becker che lo riprende, 85-0, same stock, vediamo un po'. No, pizza comunque non può continuare a fare gli smash in una stazione di Adventure. Un altro bel Becker, così posso dire, nice Becker al commento. Ok, no, flash attack. Ahia, quello se fosse entrato sarebbe stato grande. Stava già andando bene. Ok. Qua. No, cargo! Cargo drop. Cargo indietro. Per un po', ok. Ner non trova il tech chase. Alla fine lo trova appunto col dash attack. Attenzione. Qui una roba come un bail Donkey Kong. Succederà? Chiude il game. Attento, pizza. Niente. Eccola. Cargo drop. Percentuale fanni, grandi ragazzi, le volevo mettere di 10. Non ho visto nemmeno la percentuale, era quel numero. Sì, era il numero famoso col 6 con 9. Sì, grazie ragazzi, un numero di 13. Issa! Mi dissocio, signori. Intanto, potremmo assistere al reverse trio di Serra, ma con se, DK? Se tanto mi dà tanto, cambia personaggio ogni game. Sì, boh, allora, io l'ho visto confabulare di un PG interessante. No, quindi adesso lo prendo davvero. Staremo a vedere. No, rimane di Kay. Si è stancato di perdere. Però qui invece passiamo alle armi pesanti. Matchup penso che. Matchup penso meno 4 numeri. Numero a 4 cifre negativo. Qui Pizza Kun si toglie i pesi. Come Goku contro Junior. Gara contro Gara. Rock Lee contro Gara. Boh, in realtà il matchup penso sia un po' gratuito, nel senso devi letteralmente spammare Aerial. No, quello non è un Aerial. Il matchup conta o non conta, non sì, ma alcuni non si possono davvero ignorare. Ci scrive Lorenzo, ciao Lorenzo,
Come vedi qua stiamo assistendo a grandi cose. Ma in realtà è Serra che fa Serra. Se pizza oh, ha studiato Dio. Il voto di Fanno tra il Bile e il Destro di Pyra. Non so di che. Oh mio Dio, ok. Va bene. Come sono una cuffia a sinistra? Ma. Come? Non ci credo. Vabbè, poi esistere. Fixeremo un attimo. Abbiamo l'audio in mono, ma se li hanno. Lo fa, come dice la chiesa. Ma si sente solo il nostro audio del commento sulla cuffia a sinistra o anche il gioco? Il gioco si sente entrambe le cuffie? Facci sapere. Intanto vediamo subito che pizza sarà la lead. Non... Pizza alla lead, con il giocatore lo poteva fare delle certe opzioni un po' unsafe. Allora, guardalo. Whiff è può attaccare subito dopo, con l'intra qua. Sì, vabbè, ovviamente BG è abbastanza più diretta. Guarda quanto spazio cede. Backthrow. Non le scappa. Aiuto! Abbiatissimo. Quello che lo usava anche per prendere, quindi con di te non era totalmente brutta, il fatto che comunque poteva fare altre 5.000 cose diverse. Ok. Andiamo a vedere un po'. Il Nesso scudo, impunibile. Ma non è che... Impunibile. Nesso attack lì l'avrebbe punito, secondo me. Attenzione. Tanto... E mo Donkey Kong cosa farà questa mentra? Anzi, Pyre, pardon. Qua in realtà basta una kill. Sì. Pyre più pesante, ma non abbastanza. Per resistere alla Backthrowing che ha 170. Non lo so. La vedo un video. Ok, Nair è il Fairy che è velocissimo. Smash. Che stage. Continuate da troppo lontano non per non fa neutral B al torna in come in. Vabbè. È tipo impunibile quella roba. Ma Picato non ci sarebbe arrivato per tempo, oh mio Dio. Attenzione, sarà che continua a estendere. Ecco il mio problema. Ha sentito la mia goccia. Oh, abbiamo cervato aggiunto. Finalmente ha fatto l'unica cosa che doveva fare in questa situazione. Ok, il juggle, attenzione, 30% pulito, può estendere molto di più. Si prende il nero con shield. No, ok, morto. Ah. Non so se veramente prendere sì. Edge, però era troppo in sì, possibile. Più che altro. Doppio dash attack! Cercava la spike! Mattia sta giocando a Donkey Kong Country in questo momento. Vabbè che stavo vedendo Donkey Kong Country anche prima con i blocchi su Tony. Mamma mia, che set. Cosa incredibile. Ok. Entrambi stanno nei loro tempi. Io vorrei dire che schifo Steve, ma poi gioco con Mimmi, mi ricordo questo dettaglio. Nulla mi sa. Mamma mia. DK fai schifo come PG, non come te. Così, il pugno. Il super pugno invisibile si fa 2-2. Sì. Reverse trio con DK, la simia. Allora, Mattia mi ha sorpreso non cambiando PG per il game 4, ma c'è anche. La possibilità che la faccia in lo vedremo. Secondo me rimane perché squadra che vince non si cambia. Mattia è il tipo da cambiare PG in game 5 sull'oslo di un revestrio. Mattia può farlo, io credo in lui. Ma Mattia è da te il tipo da fare qualunque cosa gli passi per la testa sul momento. Appunto. Devi gli adattatori, boh. In che senso gli adattatori, per cosa? Boh. Questo è stato un po' arrangiato di fretta a causa dei problemi tecnici. Eccolo! Nulla arriva a Sephiroth, fino a che qua si passa alle armi pesanti. Pizza torna su Pyre. Pizza Kun riuscirà... Il Pyre Mitra non mi piace. Ok. Adesso abbiamo i... Abbiamo due dei Distance Demon del Fighter Pass. Parla di adattatori GameCube. Non lo so, non sono aggiornato a riguardo. Sono bloccato. Sì, ce li abbiamo. Sono intrappolato in questa sala streaming alle 10. Mi dispiace.
Qua penso si veda la differenza, onestamente, nel senso. Quello abbiamo avuto un po' di uno shield break. Se lì ci fosse stato un down air invece che un jab, cioè un secondo, un down smash invece che un jab, potremmo avere visto una kill a uno shield killer. Cioè, qua. Non riesce a estendere, grabba la scintilla, attenzione, verso della piattaforma. Ok. Diciamo di essere molto attento. Sta giocando contro il main di Mattia. È un evento molto raro in questo senso. Ok. Vediamo un po'. Non so come si trova la B. Bell'angolo. Brutto angolo per Sephiroth, però riesco a recuperare, era troppo lontano. Come l'ho impatto per la grado? Sakura. Ok. Oh dai, in realtà è molto più given di come è iniziato con le prime interazioni in neutral. Tanto Mattia già l'ala perché... Paradossalmente è più given in questa partita Sephiroth contro Violet che DK contro... DK contro Violet. Allora, sì. Ok, ma intanto non ha giro bullette. Sì. Invece adesso... molto goloso pizza. Nair. Bene, bene. Mi sembra che devo provare l'Octa Slash sopra di lui, però non lo so. Ma ti hai il tipo da fare queste giocate? Sì. Non era una domanda. Ah, oh, ok. Ero salvo. Un po'. Comunque. Qua in realtà insomma, la percentuale è praticamente uguale. Ha killato? Sì, è sempre tentato leggero perché prende la... mi sembra... ha rimbalzato sulla piattaforma. Sì. È stato divertente. Non è stato... è stato un po' unfortunate. Sì. Ok. Rollina. Vabbè. Pizza sta... sta sempre facendo qualcosa. Che sia un roll, che sia un attacco. Sì, secondo me è infatti quello che intendevo. Nel senso... Violet secondo me il PG dovrebbe essere giocato più lento, cioè devi più vedere cosa fa l'avversario e agire di conseguenza perché tanto hai il range per poterlo fare. Non è un PG magari che deve rushare dentro, secondo me. Ma no, vabbè, può rushare personale. Più che altro cerca sempre di avvicinarsi con le roll. Non è ancora successo e dove riesce a beccarsi uno smash lì in mezzo, non prende, penso che prega uno stop. Ok. Attenzione. Adesso prende. Con un leggero deficit. L'aveva quasi preso. A 116 con l'ala e a 100%. Ma onestamente, anche a 100%. Ok. Ok. Octa flash per aspettare. Bella tilt. Sì. Voglio vedere Pizza chiudere questo set con un altro stop. Forza. Ma guarda, in realtà secondo me può succedere benissimo che ecco qua. Oddio. Se lì fosse stato tipo. Lì quel down smash era un po' tirato. Non so quando fosse necessario. Mattia poteva tranquillamente coprire la roll perché Giga Flare. Sì, Giga Flare in quella situazione era un po'. Invece cioè, ha avuto over estendere su un metal get up o qualcosa del genere, ma così killato di 6.060. Riuscirà a pizza con a chiudere lo stock. Però pizza anche un po' di rage, quindi qualche kill precoce potrebbe trovare. No flare, ma, dash attack, Violet per qualche motivo nibir, normal get up che non viene punito però vabbè, Violet, comunque perché... Violet ha un po' la questione di fare mitra di cui ha parlato Anderson nello scorso mensile. Ad ogni volta. Ultima sopra entrambi. Brutta questa down smash. Cioè, 70% giusta! Il problema è di Pizzagon è che quando si trova in queste situazioni dove gli manca un tanto così per chiudere la partita inizia a fare delle opzioni un po' panic. Tipo questi smash a caso. Sì, sta per battere Serra, forse per la prima volta, non lo so. No, ma anche prima è successo molto teso. È successo la stessa cosa contro DK, è per quello. L'ho notato, l'ho notato una volta che ci sono anche contro la pianta, e infatti contro la pianta era fallito per emozione un po' così. Non so se non mi piace farla, però io non voglio parlare male dei nostri amici giocatori. Amici? Perché no! È successo, penso fosse Red DI, non lo so.
Secondo me tipo volevo rollare indietro qualcosa del genere. Se fai. Se fai.